In anteprima assoluta la Domus Ars di Napoli Partenoplay, l'ultimo lavoro discografico di Marina Bruno, con la cantante una band che unisce in scena il pianista e arrangiatore Giuseppe Di Capo e i musicisti Gianfranco Campagnoli alla tromba, Davide Cossaiola al basso e Claudio Romano alla batteria. Un'anticipazione della prima assoluta del live che aprirà sabato 15 febbraio la programmazione musicale serale del Real Sito di Carditello a Caserta. Il disco e il live costituiscono il naturale approdo di un lavoro di ricerca musicale basato sulla necessità di incontro e di condivisione di idee, opinioni, atmosfere e legato a una visione di Napoli quale città-mondo, crocevia di culture e stili diversi sono in apparenza. Preziose tracce musicali che restituiscono capolavori senza tempo di Viviani, Bovio, Nicolardi, fino a Renato Carosone e Pino Daniele, rivelando per alcuni di essi passioni inaspettate grazie agli interventi poetici incisi da Henry De Luca, Lorenzo Marone e Mariano Rigillo. Sicuramente un omaggio alla grande musica napoletana con una chiave di lettura briosa, eclettica, sempre diversa che attinge da tutte le musiche del mondo e anche da grandi classici, possiamo dire così, che hanno fatto la storia della musica pop italiana e, o anche di quella d'oltreoceano. Ci sono delle citazioni come Fever, c'è anche un nostro piccolo e modesto omaggio a Napolè, questo grande classico di oggi e di Pino Daniele. Il filo conduttore è la parola play, proprio il significato triplice addirittura che ha nella lingua anglosassone, cioè di gioco, di recitazione e di suono nel senso di tirare fuori un suono da uno strumento, quindi le tre cose paradossalmente sono tutte coinvolte in questo titolo Partenopolei, quindi si gioca, si recita, si suona su Napoli e con Napoli, si prendono i pezzi che hanno una storia ormai centenaria in alcuni casi e li si porta in giro per il mondo a sporcarsi con le altre culture.